Era il 1995, in TV andava ancora in onda la serie animata di Spider-Man. Ed eccoci qua ragazzi con un'altra action figure direttamente dal 1995 dedicata alla serie animata di Spider-Man prodotta dalla Toy Biz. Abbiamo tra noi Web Cannon Spider-Man che ha appunto questi cannoni che sparano le ragnatele. Questa ragazzi è una figure che ho sempre desiderato da bambino ma non ho mai avuto e quindi adesso la vedremo per la prima volta insieme, non vedo l'ora. Sono stato fortunatissimo di trovarla in confezione non chiusa nuova, però comunque con la confezione questa è già una gran cosa. Possiamo vedere insieme appunto il fantastico disegno personalizzato qui di Spider-Man appunto con questo congegno che sta sparando queste bombe di ragnatela, veramente una figata, il che ha anche senso perché sparare dei proiettili così grandi di ragnatela, dagli sparare ragnatela normale non può essere fatto, e invece grazie a questo backpack particolare riesce a sparare questi siluri, queste granate di ragnatela. Non è male come idea. Qui c'è il classico logo della serie animata ormai iconico, e vediamo anche il retro. No, qui c'è una cosa importantissima: il prezzo qui era venduto a 20.500 lire, praticamente 10 euro di adesso. Qui vediamo appunto, ci spiega un po' come funziona attraverso queste brevi istruzioni. E qui vediamo i personaggi di questa, che è una serie più avanzata, non è la prima serie di giocattoli assolutamente. Vediamo che c'è anche Tombstone, questo qui ce l'ho, quindi potremo recensirlo. E vediamo un po' di recuperare anche gli altri, magari questo qui soprattutto, il Man Spider, mi interessa molto. Ma comunque ragazzi, direi di non perdere altro tempo sulla confezione, anche se non è assolutamente tempo perso. Andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Oh, ed eccoci qua con tutto il contenuto della confezione, ragazzi. Non vedo l'ora di montare il congegno su Spider-Man. Ma prima andiamo a vedere questa fantastica spilla che è inclusa nelle figure. Ed è veramente una rarità averla. Magnifica comunque. Guardate che bel disegno di Spider-Man. Sempre con questo congegno tutto argentato, spettacolo, cromato. Fantastico, davvero. Qui c'è il logo classico della serie animata. Me l'attaccherò oggi sulla giacca. Detto questo, andiamo, vediamo un po' il congegno da solo e poi andiamo a vedere anche la figure di Spider-Man. Questo qui è il congegno che vedete a questa parte posteriore che è morbida, quindi penso che funzioni ad aria. Si dovrebbero inserire appunto queste ragnatele qui, guardate che figata anche i bracciali con i caricatori di ragnatela, spettacolo. Quindi dicevo, si dovrebbero inserire queste ragnatele qui ed essere sparate fuori con l'aria. Verificheremo tra poco. Andiamo a dare un'occhiata velocemente alla nostra figure di Spider-Man, molto molto classica, comunque ben fatta. La cosa fighissima che mi piaceva appunto di questo Spider-Man è che non montando il congegno addosso avevi una figure molto classica appunto di Spider-Man, e questa è una cosa che apprezzavo veramente tanto da bambino e apprezzo ancora adesso. Ha delle articolazioni comunque niente male, può ruotare la testa, vedete, può ruotare le braccia, c'è il piegamento qui al gomito, questa mano ha il gesto della ragnatela, questa mano invece ha questa sorta di mano per impugnare qualcosa, qui abbiamo il piegamento della gamba in avanti, il piegamento al ginocchio e persino, vedete, il piegamento qui al piede, eccolo qui, guardate che figata, niente male assolutamente come articolazioni. Lo vediamo brevemente anche sul retro con il logo classico del ragno rosso, ma ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere un po' come funziona questa figure. Non vedo l'ora, non sto più nella pelle. Allora, montiamo questo backpack in questo modo, spero che funzioni ancora, lo spero veramente tanto. Montiamo questo qui con i bracciali, ecco qua,
forse dovrebbe essere montato in questo modo qui, a questo punto, e poi montiamo invece questo in questo modo qui. Oh, vediamo un po' cosa succede. Proviamo a muovere il braccio così, quest'altro così, lo posizioniamo per bene e vediamo un po' se funziona questo metodo per sparare fuori ste ragnatele. Non lo so, mi sembra un po' strano che funzioni però. Infatti ragazzi, come no, non funziona per nulla. Vediamo un po' se ho fatto male qualcosa. Pompa l'aria, ma forse è bucato il serbatoio, può essere. Qui non esce aria. Delusione totale? Potrebbe essere di sì, potrebbe essere di sì. Niente, purtroppo sì. Ah, ecco, vedi, si è mossa un secondo la ragnatela. Aspetta, riproviamo un attimo. Forse è caduta e basta. No, mi sa che ci è andata male stavolta, ragazzi. Ecco, vedi, quella la spara leggermente. Qua sicuramente c'è qualche perdita. Invece, oppure è incastrata troppo bene questa, non so, vediamo. Proviamo ad invertire invece. Mettiamo questa qua, magari è questa, è così. Vediamo questa qui. No, spara, vabbè, già tanto che ne spari da un lato, dai. Abbiamo risolto almeno questa cosa qui. Qua sicuramente c'è qualche perdita nel tubo che non riesce a far sparare quella ragnatela. Dai, però almeno questa qui sono contento che riesca a spararla in qualche modo. Purtroppo sono inconvenienti che capitano, ragazzi, quando il giocattolo è molto molto vecchio come questo. Adesso si è incastrata anche questa. Ah, devono stare tutte insieme perché giustamente se no l'aria esce tutta da qui. Però il fatto che non spari questa mi sembra un po' strano. Vedi, questa la spara e quella no. Vabbè, dai ragazzi, meglio una che niente proprio. Beh, un po' di delusione devo dire, però ci sta, dai. Infatti lo vedevo un sistema un po' troppo complicato questo qui. Però dai, ci sta. Fatemi sapere ragazzi se avevate anche voi questo Spider-Man con un commento qui sotto. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e se vi ho riportato alla mente qualche bel ricordo. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Se volete acquistare action figure un po' più recenti di questa, le trovate sempre nel mio sito Alas Review Shop, nella scheda in alto, pure qui sotto in descrizione. Ciao da Alas, da Spider-Man. E collezionate sempre.